Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento quotidiano con Di Prima Mattina su Super J, l'appuntamento che ormai conoscete, dedicato alla lettura delle principali notizie dei quotidiani abruzzesi, il Centro e il Messaggero, e dedicato poi nella seconda parte alla consueta chiacchierata con l'ospite. Questa mattina sarà qui con noi Chiara Cimina per parlarci di alcuni progetti della CS Abruzzo. Ma iniziamo appunto, come detto, con la prima parte dedicata appunto alla lettura delle principali notizie, partendo dalla prima pagina del quotidiano Il Centro, che si sofferma su vaccini e pass, tutte le date utili. Abruzzo, il calendario con i nuovi obblighi per over 50 lavoratori e negozi. Nella fotonotizia, scuola, così cambia la quarantena, da oggi test di massa. Comune, assunzione per 22 impiegati. Teramo sta per chiudersi il maxi concorso, poi partirà quello per due vigili urbani. L'impennata non si arresta, altri 4.808 casi in un solo giorno. Sempre a Teramo, invece, rientro a scuola. Da oggi i test su 32.000 alunni. Nel taglio basso parliamo anche di sport. Calcio, si riparte il 22 a Pesaro. Teramo slitta la ripresa della C. Mercato, scambio tra Chiere Matenghe e Mordini della Fermana. Santomero in centinaia dicono addio all'ex sindaco Pompizzi, mentre a Nereto, una notizia di cronaca, una ragazzina precipita dalla finestra, ma non è grave. Nel taglio alto invece la Lotteria Italia regala all'Abruzzo 7 premi per 220.000 euro totali. Il caso diplomatico di Djokovic fa ricorso per giocare in Australia, mentre Serie A Roma KO Milan Show, la vetta è a meno 1, Napoli è pari contro la Juve. Coronavirus Abruzzo, la guida, Green Pass, divieti, vaccini, le date dei nuovi obblighi, il calendario da sapere con l'entrata in vigore delle ultime misure del governo. Andiamo ad approfondirlo un attimino, il calendario, le situazioni che partono da subito, obbligo vaccinale per over 50, obbligo vaccinale per il personale delle università. Dal 10 di gennaio ritorno a scuola, estensione obbligo Super Green Pass e riduzione attesa per la dose booster. Dal 20 gennaio estensione obbligo Green Pass base, mentre dal 1 febbraio riduzione durata Super Green Pass ed estensione obbligo Green Pass base. Dal 15 febbraio Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori over 50. Scuola, come cambia la quarantena in classe da lunedì 10 con regole diverse in base all'età degli studenti. Da oggi test di massa. L'impennata non si arresta, altri 4.808 contagiati, salgono a 272 i ricoverati e c'è una nuova vittima Covid. Oggi si decide per la zona gialla. Terza dose per la fascia 12-15 anni, ok dell'AIFA, aggiorni il via alle prenotazioni da figliuolo. In Abruzzo sono 58.000. Lotteria Italia, ecco i biglietti, Abruzzo super premiato, arrivano 220.000 euro, centrati 7 italiani vincenti, il più ricco da 100.000 euro venduto all'Aquila. A Chieti record di vendite, staccati 52.060 tagliandi, in totale nell'intera regione sono oltre 166.000, 55.000 in più rispetto al 2021, un anno fa in Abruzzo vinti 175.000 euro con i premi maggiori nel Teramano. Ma i riscossi, premi addirittura per 30 milioni, il primato va a Roma nell'edizione del 2009, nell'elenco spunta anche l'Abruzzo. Ancora coronavirus, l'impennata in Italia, sfiorati 220.000 casi, in allerta agli ospedali. I ricoveri sono in continua crescita, a Napoli tornano le code di ambulanze, la Campania teme il codice nero, i medici dovrebbero scegliere chi curare. Ora tutti in DAD o è ingestibile, i presidi si appellano al governo, nelle università rispunta la laurea a distanza. Scatta la multa da 100 euro, il popolo Novax insorge, la sanzione, che comunque non è elevata ed è una tantum, per i cinquantenni che rifiutano l'iniezione, ma per chi è pronto a mettersi in regola arriva la corsia preferenziale negli hub. Fine emergenza, nessuna certezza, i nodi da sciogliere, il decreto fissa i tempi delle misure, ma si naviga a vista. Andiamo avanti per arrivare alle notizie
del territorio teramano. Parliamo ancora di coronavirus, la quarta ondata, test su 32.000 studenti. Adesione tiepida dei medici, il sindaco D'Alberto punge, sono sempre gli stessi a scendere in campo. Proteste per gli alunni esclusi, i genitori della De Albentis e di Montorio, tamponi nelle materne. Incomprensibile e discriminatoria la scelta di non inserirli nella campagna. Serve un ripensamento. Molte famiglie sono costrette a organizzarsi da sole ricorrendo a esami a pagamento. L'Epifania in centro, fiera blindata, zero multe, controlli, ma tutti in regola. Vigili urbani e volontari presidiano l'area. Richiami per l'uso delle mascherine. L'assessore Antonio Filipponi afferma polemiche da parte di chi non conosce la normativa. I positivi sul territorio salgono a 10.000, vanno in tilt il sistema tracciamento e il numero ASL che gestisce i casi, primi tre ricoveri ad Atri. La selezione, organico da integrare. Comune, rinforzi per gli uffici, scatta l'assunzione di 22 impiegati. Alla fase conclusiva, il ricorso con 2.000 candidati. Parliamo di anagrafe e protocollo, che sono i settori più scoperti. L'assessore Andrea Core sostiene avremo anche la graduatoria per altri rimpiazzi. Prossimo il reclutamento di 2 vigili. Nel frattempo c'è una lettera del Vescovo Leuzzi che fa un invito ai giovani. L'Epifania è la festa della ricerca. Sosta a pagamento, scontro politico, Italia Viva, un disastro, il cambio delle strisce blu. Il consigliere Di Teodoro attacca la nuova gestione, calpesta l'interesse pubblico, sotto accusa la riduzione del personale impegnato e i minori introiti al comune. Parliamo ancora di politica e polemica sulla sicurezza, telecamere, Corona accusa, tante parole, nessun fatto. Vento forte, paura e danni, si stacca un pezzo di tetto da palazzo in via Flaiani. Un'alternativa alla statale 80 è stata sistemata la strada a Collevecchio, si sono conclusi i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. Castelli, opera di Pardi, viene donata al Museo delle Ceramiche. La caccia ai fondi, parliamo di post-sisma, chiesti 20 milioni, ma non ci sono progetti pronti. Per gli interventi previsti su mercato coperto, asfalti e parco fluviale esistono studi di fattibilità. Per tutti gli altri nessuna carta e non sono stati neanche individuati i responsabili dei procedimenti. La Giunta propone la riqualificazione di diversi spazi pubblici in città e nelle frazioni tra cui il parco fluviale. C'è anche un capitolo dedicato agli impianti sportivi. Spicca la demolizione della tribuna del comunale. Centro di ricerca dell'Ateneo da 32 milioni. Iniziativa con l'amministrazione ASL e Parco Gran Sasso per formazione ambientale e agroalimentare. Roseto, l'evento tra basket e costume, trofeo Lido delle Rose, il bilancio è positivo. A Nereto invece domani i funerali del giovane Addari, alle 14.30 nella chiesa del suffragio. A Nereto, ragazza di 12 anni cade dalla finestra di casa, fa un volo di 5 metri ma non è grave, è probabile l'incidente, i carabinieri comunque indagano. Mentre a Sant'Omero la morte dell'ex sindaco, in centinaia rendono omaggio a Pompizzi, la chiesa dell'Annunziata addirittura non è bastata a contenere la folla accorsa per l'addio allo storico politico che è stata vittima del Covid. Sono stati letti messaggi di cordoglio, resterai per sempre il primo cittadino del nostro cuore. Martinsicuro, rosso semaforico, c'è il calendario, l'apparecchio fino alla fine di gennaio funzionerà a Villa Rosa. A Sant'Omero cadono calcinacci in pieno centro, rotta la copertura dell'ingresso del comando dei vigili urbani. Andiamo a Giulianova, la polemica Costantini, veleno su Arboretti, rifiuta il risultato elettorale. Il sindaco replica le dichiarazioni al centro del consigliere, quando dice che vuole riportare le forze sane a guidare la città, afferma indirettamente che siamo un'amministrazione malata. Nel frattempo il suo gruppo perde i pezzi a causa di una gestione verticistica, per non dire dispotica. Nel frattempo la Guardia Costiera indaga sulla macchia oleosa, parliamo di uno sversamento nel Salinello. La festa, nonna Antonia compie 100 anni, per lei una targa dal comune, siamo sempre a Giulianova.
ex depuratore, accelerazione sulla verifica della proprietà, accertamento tra comune e Ruzzoreti. Intervento al cimitero, accessi bloccati, loculi con concessioni scadute, via al trasferimento di 45 salme. Sicurezza agli interventi strategici, andiamo a Roseto, caserma dei carabinieri da rifare, si punta sulle proposte di privati. Il vice sindaco Marcone sostiene serve una struttura adeguata, useremo lo strumento del project financing. La sede attuale sarà comunque sottoposta a manutenzione, piano anche per installare più telecamere. A Colonia Spiaggia ripartono i lavori sospesi per realizzare la palestra. Ancora a Roseto le proteste dei cittadini, strade e quartieri ancora al buio, fuori uso anche i nuovi lampioni. Senza luce pubblica, via Romualdi a Colonia Spiaggia, Piane Tordino, Contrada Gianmartino e via Secchia. La polemica, i rincari nel mirino, tassa turistica e guerra aperta a Romani di Roseto Incoming, sull'aumento pavone si è distratto. Morro d'Oro, nuova recinzione nel parco di Pagliare. Ad Atri ha avviato il progetto di una rete tra i negozi, l'idea di un centro commerciale naturale prende forma. Sarà realizzata un'app e le attività potranno occupare lo spazio pubblico davanti al punto vendita. Silvi, tempi stretti per la pista ciclabile e la difesa della costa. Parco Marino, arrivano i pulmini elettrici, l'area protetta ne acquista due che in estate porteranno i turisti lungo la costa di Silvi e di Pineto. Ancora ad Atri uno striscione di protesta degli anarchici davanti alla sede dell'ASP. A Silvi, Covid, la minoranza chiede open day per i residenti. Mentre a Pineto ancora un attacco di Italia Viva a Verrocchio, la giunta non ha rapporti con le ferrovie. Leggiamo poi le notizie anche delle altre province abruzzesi sul quotidiano Il Messaggero. Nel frattempo arriviamo qui sul centro alle pagine sportive. I biancazzurri tra campo e mercato, Pescara slitta il rientro, si ripartirà il 22 gennaio. Aumentano i contagi, rottura quasi definitiva tra la società e Zita. Gioia e Schieti, Trissa al Nore, Coppa Italia in tasca. A Montesilvano trionfano le Neroverdi e la calciatrice di Renzo Sprona. Ora puntiamo alla Serie A. Parliamo invece di Teramo Calcio, il mercato dei biancorossi, Mordini in arrivo, scambio con Chiere Mateng. Il terzino sinistro lascia la Fermana, mentre l'attaccante farà il percorso inverso, piace il centrocampista Calamai, il difensore esterno Rillo è vicino al Piacenza. Paris cerca nuovi soci per fare grande l'Avezzano, l'appello del patron della capolista che domenica va a Spoltore, ma con altri tre rinvii l'eccellenza si ferma. Pallavolo invece, FIPAV Abruzzo, il punto sulle squadre abruzzesi, i campionati regionali continuano. Andiamo adesso, come detto, alla pagina abruzzese del Messaggero. Parliamo ancora di Covid, pazienti in fila per i ricoveri, allarme soprattutto a Pescara. Parruti afferma crescita esponenziale e un caos. Marsiglio, 8 degenti su 10 sono Novax, oggi sarà dichiarata la zona gialla. Teramo, i dialoghi dei malati con i medici, se moriamo pensate ai nostri figli. Avviso per i pilastri degradati, Carlo Toto rimane in silenzio, l'inchiesta di Teramo coinvolte 10 persone della società autostradale. Rapine e spaccate, 5 colpi, fa festa anche la malavita, una spaccata a Pescara, 4 rapine in pochi giorni a Lanciano e a Tessa, offensiva della malavita. Milionario per una notte, così sono stato beffato dalla sfortuna. Parliamo della storia di Francesco Ventresca, che è stato milionario per una volta, per una notte ha azzeccato 6 numeri al Super Enalotto, ma quelli riportati sul giornale sono sbagliati, sono sotto shock. La lotta al Covid, pazienti in fila per ricoveri, oggi si decide la zona gialla. Contagi ancora vicini a 5.000 casi, Parruti, crescita esponenziale. Marsiglio afferma Novax, 8 degenti su 10. Parte lo screening per gli studenti.
preoccupa soprattutto l'ospedale di Pescara, che ha registrato i numeri più alti sia nei reparti medici che nelle rianimazioni. L'ecobonus 110% fa decollare il settore dell'edilizia, autorizzati 2.500 interventi. La CNA avverte, la misura potrà essere sfruttata anche nel 2022, tutti i dati delle costruzioni. Pescara, scuole, rischio cluster dopo le vacanze, lo screening domani e domenica per tutti gli alunni, non cancella però i timori di una valanga di contagi in classe. I presidi, meglio rinviare la riapertura o sarà un dramma. Palafiere troppo caro per l'hub vaccinale, Masci cerca altrove. Quest'anno chi merita il carbone? Negazionisti e diffusori di fake news, fermo il giudizio delle donne in vista. Basta insulti ai medici, nell'elenco dei cattivi anche i nemici della sanità. Spaccata da Kik, merce recuperata e due sotto accusa per ricettazione. Una rivoluzione dei rifiuti con la differenziata ai colli. L'Aquila Covid, 200 contagi e un morto chiuso in reparto di geriatria. Ieri 193 casi e una vittima di 86 anni. Positivi in ospedale, scattano restrizioni. Da oggi parte lo screening per le scuole. Test per 3 giorni a Monticchio e Preturo. Perdonanza nella casa museo, non ci sarà la bolla di Celestino. Lo spazio sarà ricavato al primo piano di un immobile comunale in via Sassa. Chieti, tetto sotto sequestro, via alle perizie sulle cause dell'incendio. La squadra mobile e i vigili del fuoco al lavoro nella palazzina devastata. Teramo, rientro in classe, screening di massa e polemiche. In città si faranno anche i test per i ragazzi delle superiori nelle palestre Molinari e Giovanni XXIII e al Palas Capriano. Covid, una mamma disse al primario, pensi a mio figlio in caso di morte. Oltre 1.000 contagi ieri, per molti l'epifania è stata passata in ospedale. Tante chiamate al 118, non respiro, aiutatemi. Piloni nel degrado, ora i lavori in A24, è stata chiusa l'indagine, in 10 rischiano adesso il processo. No comment dall'imprenditore Carlo Toto dell'omonimo gruppo. Dormitorio con 7 posti davanti allo stadio e l'adeguamento del Faldini per la Serie C. Cariatidi, stia attento Costantini, a sinistra c'è un progetto giovane, l'ex sindaco Franco Gerardini, rimettere insieme le ali democratiche, progressiste e ambientaliste. Scuole, lungo fiume e stazione, i vigili aumentano i controlli contro lo spaccio. Commosso addio all'ex sindaco Pompizzi, il parroco afferma si è battuto per la Val Vibrata. Prima di arrivare alla pagina sportiva andiamo a vedere l'approfondimento sui funerali che si sono appunto tenuti ieri a Sant'Omero dell'ex sindaco Pompizzi. L'ultimo viaggio, con una sosta dinanzi a quella che è stata per 5 anni la sua casa, quella comunale, e poi l'arrivo in chiesa per la funzione religiosa. Un clima mesto ha accompagnato Alberto Pompizzi, ex sindaco di Sant'Omero e politico di lungo corso, nel momento dell'addio, nel giorno nel quale era stato proclamato il lutto cittadino. Sindaci e amministratori, del presente ma anche del passato, una folta schiera di socialisti, la sua famiglia da sempre, oltre a tanta gente comune. In tanti hanno preso parte alle esequie che si sono tenute nella chiesa parrocchiale. Troppo piccola, anche per le norme di distanziamento, per ospitare tutti coloro che hanno voluto salutare Pompizzi, scomparso a 73 anni per le complicanze legate al Covid. E in chiesa il parroco, Don Patrick di Leonardo, ha ricordato la buona testimonianza che Alberto Pompizzi ha lasciato in eredità alla sua comunità. È particolarmente toccante anche il ricordo di Alessandra Candelori, che con Pompizzi ha condiviso un importante momento amministrativo, che nel salutarlo lo ha definito il sindaco del nostro cuore. Poi un lungo applauso ha salutato l'uscita dal feretro della chiesa, prima dell'ultimo tragitto verso il cimitero. Un politico di spessore, appassionato, attento, ma soprattutto un grande uomo, disponibile sempre al servizio dei cittadini, che si è battuto per Sant'Omero, per l'ospedale Val Vibrata di Sant'Omero, per il riconoscimento di
la chiesa di Santa Maria a Vigo come meraviglia italiana e soprattutto l'attenzione verso tutti i singoli cittadini. Sempre con il sorriso ne conserviamo un splendido ricordo e credo che mancherà a tutta Sant'Omer. C'è stata appunto grande partecipazione. Adesso, come detto, concludiamo la lettura con la pagina sportiva del Messaggero, prima di arrivare alla pubblicità. Pescara, De Marchi potrebbe partire, l'attaccante vorrebbe giocare di più ed è tentato dall'interesse dell'Albino Leffe. Barilungo dice no al passaggio al Teramo, Gori non vuole la Serie C, Veroli piace a tanti. Ferraresi, Delfino attardato, bisogna pensare ai play-off. Pineto e Altino, la ripresa è lontana, parliamo del volley, il Covid mette in discussione il proseguo della stagione, l'Abba comunque resta capolista. Ultime notizie riguardanti il Teramo Calcio, la priorità è la difesa. La cessione di Piacentini al Modena impone un acquisto, si cerca un profilo duttile che possa giocare anche a tre. Si lavora con la Fermana per lo scambio Mordini-Chieremateng, De Grazia in arrivo, il Piacenza molla Lombardo e prende Rillo. Oggi si terrà il consiglio della Lega sul tavolo, lo stop del torneo. Giulianova invece, per quanto riguarda l'eccellenza, vede la vetta. Cerasi afferma, siamo tra i grandi. Ed è tutto anche per la pagina sportiva. Adesso, come detto, ci fermiamo un istante per le previsioni meteo, la pubblicità e poi ci dedichiamo alla seconda parte di Riprima Mattina con la chiacchierata questa mattina con Chiara Cimina. Buongiorno amici di Super J. La circolazione depressionaria formatasi a seguito dell'arrivo del primo impulso freddo nordatlantico del 2022 si è spostata nel Mediterraneo meridionale e qui continuerà a permanere fino a domenica, favorendo maltempo al sud e un parziale miglioramento al centro-nord. Ad oggi continuano a giungere conferme previsionali di intenso maltempo a carattere molto freddo, nevoso a quote collinari, nelle regioni del centro-sud a partire da domenica pomeriggio sera e fino a lunedì. In Abruzzo per oggi tempo inizialmente coperto, con ultime residue precipitazioni a carattere nevoso fin sugli 800-900 metri, poi tempo in graduale miglioramento ma pur sempre variabile. La ventilazione insisterà dai quadranti settentrionali di debole o moderata intensità ed il mare rimarrà molto mosso. Le temperature massime di giornata stazionarie, comprese tra 5 e 10 gradi, le minime della prossima notte piuttosto rigide, comprese tra meno 2 e 6 gradi. Per il meteo è tutto, buon venerdì a voi. Ben ritrovati, come dicevamo, questa seconda parte di Prima Mattina è dedicata oggi alla chiacchierata con Chiara Cimina. Buongiorno Chiara e benvenuta. Noi siamo abituati a vederti etichettata, diciamo, con Abruzzo Autismo Onlus. Questa mattina invece parliamo di tante altre cose, tra cui soprattutto la CS Abruzzo. Tu sei entrata da poco in realtà nella CS Abruzzo, che ruolo hai? Perché ci siamo sentite per telefono noi per cercare un po', ecco, di vedere i contenuti della puntata e mi hai detto io sono un factotum, non saprei neanche come identificarmi perché penso davvero a tantissime cose. Sì, in accesso lavoro da poco, lavoro occupandomi di quello che è l'aspetto sociale, perché il presidente di ACS, Stefano Scipioni, tiene particolarmente a questo nuovo progetto che stiamo portando avanti, che si chiama Comunità dal Vivo. Con questa denominazione ci ha permesso di portare a sintesi quelli che sono gli obiettivi e gli strumenti del percorso che ACS ha intrapreso già nel 2021 e intende portare avanti nel 2022. E puntare sul sociale possiamo dire che ha scelto comunque una persona che
nel sociale c'è davvero da tanto tempo, tu sei rinomata per tutta la tua attività con l'autismo Abruzzo Onlus. Sì, in Autismo Abruzzo, per Autismo Abruzzo per me è una famiglia, ormai sono quasi 10 anni che sono in associazione e mi ha permesso davvero di conoscere tante realtà e queste realtà adesso cerchiamo di raggiungerle anche con ACS e con quella che è la missione di ACS, quindi lo spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo perché? Perché consente attraverso quelle che sono le discipline artistiche di superare tutte le barriere che possono essere linguistiche, culturali, economiche, ma anche sensoriali. E questo l'abbiamo dimostrato proprio a dicembre nell'ambito di un'iniziativa molto importante secondo me e che si tratta appunto di Residenze Artisti nei Territori 2021 Ressa Polide. Questa iniziativa è stata curata da Domenico Polidoro e da Francesca Saraullo, che sono rispettivamente il direttore artistico di ACS e la curatrice della sezione danza e anche delle residenze. Le residenze sono un'istituzione che permette agli artisti uno spazio, un tempo dedicato per indagare, fare ricerca e quindi costruire quello che è il processo creativo, ma consente anche alla compagnia di interloquire con la comunità ospitante. E questo è stato davvero molto importante nel mese di dicembre. Abbiamo ospitato 3 compagnie e tutte e 3 le compagnie si sono relazionate con le città che le hanno ospitato, quindi Orsogna, Teramo e Pineto. In particolare su Teramo abbiamo avuto per esempio Orlando Izzo. Orlando è un danzatore sordo, so che sembra qualcosa di fuori dalla regola. Certo, perché è diciamo un ignorante, ma in questo caso anche io che non faccio parte di questo mondo, può pensare come è possibile che ci sia un danzatore sordo, cioè cosa sente, come fa a tenere il passo con la musica, com'è possibile Lui questo? perché sente le vibrazioni. Infatti il progetto che ha portato in residenza a Teramo si chiama proprio VIB, Vibration in Body, e tra l'altro ci ha permesso di conoscere anche delle realtà del territorio teramano, perché Orlando è un danzatore, un performer di valenza nazionale, di origini abruzzesi, però che in questo momento lavora in tutto il territorio nazionale. Su Teramo con lui abbiamo organizzato un laboratorio con i ragazzi dell'ASI e della UICI, quindi dell'Associazione Sordi Italiani della sezione teramana, ma anche con l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Durante questo laboratorio i ragazzi hanno lavorato con Orlando sulla base delle vibrazioni e quindi con lui hanno indagato cos'è il suono, cos'è l'assenza di suono. E proprio in relazione anche al laboratorio che abbiamo tenuto a teatro, poi abbiamo inaugurato Natale accanto a te, che poi è stata la rassegna di eventi dedicati ai temi di valenza sociale del comune di Teramo per Natale, con una conferenza, possiamo chiamarla Sì. così, che prendeva il nome appunto dal lavoro di Orlando, VIB Vibration in Body, dove i ragazzi teramani dell'ASI hanno raccontato le loro esperienze di danza, perché anche loro con Francesca Di Bosch, con la sua scuola, hanno realizzato dei percorsi di danza e un vero e proprio spettacolo. Con loro è stato possibile appunto superare tutti quelli che sono gli stereotipi e i pregiudizi che sono legati al mondo appunto della sordità, e questo attraverso le discipline artistiche. Qui torniamo alla mission di ACS. Quanti stereotipi e pregiudizi ti capita concretamente di incontrare quotidianamente? Tantissimi, ma li viviamo anche noi neurotipici, normodotati, questi sono i termini, no, che si Sì, che si generalmente si usano più. utilizzano, ma anche con i più giovani. Con i più giovani sempre noi dedichiamo loro, insomma, li consideriamo un po' sfaccendati, un po' pensiamo che non abbia, per esempio in questo periodo dove l'emergenza epidemiologica è davvero importante, non diamo loro in realtà il valore che hanno ai più giovani. Pensiamo che lasciano passare questo periodo così, che non seguano le norme. Noi abbiamo potuto sperimentare proprio in occasione, tra l'altro, di 2 eventi che ACS ha portato avanti in questo dicembre, una giornata dedicata alla musica e una giornata dedicata alla danza, rispettivamente organizzati dal direttore artistico Davide Verticelli per quanto riguarda la La musica e musica. Francesca Saraullo, di cui abbiamo parlato prima per la danza. Per la musica 12 ore consecutive in cui si sono alternati tutti i gruppi locali teramani, e i giovani hanno partecipato seguendo la normativa con la mascherina FFP2, con il distanziamento, perché in quel momento anche nel foyer, insomma, giravano diversi ragazzi. 12 ore sono tante, quindi c'è stato un andirivieni. Certo. Però sono stati davvero perfetti, e tra l'altro è stato bello vedere
vedere i giovani che tornano al teatro, perché quello che noi vorremmo portare avanti anche esatto, un riavvicinamento, fare del teatro non solo una struttura fisica buttata lì in centro a Teramo, ma un vero e proprio luogo di incontro e di confronto. Per questo che vorremmo arrivare a tutte le ramificazioni della nostra comunità, i più giovani, gli anziani, chi vive una difficoltà, gli enti, le associazioni, da qui anche la collaborazione con, per esempio, con un'altra residenza artistica, quella dei Towards, quindi Elisa D'Amico e Francesco Dalmasso. Loro indagavano appunto l'andare verso, e lo hanno fatto sia a livello corporeo, quindi come il corpo va verso all'interno di uno spazio, ma anche con quelli che sono i dispositivi digitali, perché in questo momento diventano anche una salvezza, certo. Anche per quanto riguarda la comunicazione da remoto. E con loro, per esempio, abbiamo incontrato degli architetti. Questo sembra un po' anomalo, i danzatori che incontrano gli architetti. Perché? Perché attraverso, diciamo, il dialogo con loro hanno indagato di nuovo lo spazio, quindi cosa rappresenta lo spazio per un danzatore e cosa rappresenta invece lo spazio per un architetto. Ed io ho partecipato all'incontro, è stato molto interessante, perché in realtà poi si è giunti a un'unica, diciamo, una sintesi, che era l'accoglienza, perché l'architetto lavora pensando lo spazio come un abitare, e quindi l'accessibilità universale. Tra l'altro questi due architetti, Stefano e Ludovica, sono parte del team che sta realizzando la Casa dello Studente con l'ADSU a Teramo, certo. Quindi anche giovani molto capaci, e in questo modo cerchiamo anche di valorizzare i talenti a 360 gradi della nostra città. Quindi attraverso un'interpretazione dello spazio secondo l'architetto e un'interpretazione dello spazio secondo il danzatore si è arrivato al minimo comune denominatore, che è quello dell'accoglienza. Esattamente. Perché il danzatore alla fine esprime, diciamo, se stesso, presumo, in questo spazio, sì, in cui può dedicarsi alla danza, quindi... E anche la comunicazione non verbale, che è molto importante, che in quel momento il danzatore in realtà sta comunicando qualcosa con il corpo, e in quel momento lì, veniamo comunque, come dicevamo, dalla pandemia, e muoversi in un determinato modo, l'andare verso, rispecchiava appunto il concetto dell'accoglienza, che poi è stato il denominatore anche per il comune denominatore anche per quanto riguarda il lavoro degli architetti. La considerazione che hai fatto prima su questi giovani, di come vivono la pandemia e di come magari ci aspettiamo che siano un po' più scelerati, e poi nella pratica, quando li mettiamo concretamente alla prova, riescono invece a dimostrarci, talvolta a superare questa grande prova di civiltà, la posso testimoniare anch'io, perché l'altra sera noi di Super Gioia abbiamo partecipato appunto per il nostro servizio al concerto organizzato da voi al Cineteatro Comunale di Franco 126, che ha coinvolto, diciamo, una platea di ragazzini, possiamo dire, davvero c'erano ragazzi di ogni età, forse noi eravamo quelli un po' più un po' più grandicelle, e devo dire che per tutto il tempo sono stati davvero esemplari, si sono sfogati, hanno cantato e quant'altro, però tutti nel rispetto comunque della normativa anti-Covid. Sì, devo dire, allora è stato un evento molto importante secondo me per la città, organizzato, devo dire, da Sciami Pubs. Noi siamo stati però comunque molto importanti sia nella distribuzione anche nella realizzazione. È un evento che secondo me ha avuto un valore molto importante per la città, perché ha riportato i giovani a teatro, ed è stato bello sentire il teatro vivere davvero dopo anni di chiusura. Il settore dello spettacolo dal vivo è sicuramente quello più provato dall'emergenza epidemiologica, e poter ascoltare le voci che cantavano, vederli comunque tutti disciplinati con la mascherina FFP2 all'ingresso, con subito il Green Pass pronto, certo, per farlo vedere anche fino ai minuti che hanno preceduto l'inizio dello spettacolo. Poi è stato molto caotico, perché la curva del contagio proprio in quei giorni, sì, si è rialzata, e noi abbiamo assistito a un susseguirsi di annullamenti dei biglietti, nuove prenotazioni, deleghe, e anche in quello sono nonostante stati... questo però avete fatto quasi il sold out. Sì, i numeri comunque sono stati importanti, non c'è stato un sold out effettivo, ma in questo periodo per noi vedere una tutte quelle persone a teatro, e considerando anche tutti gli aspetti che hanno caratterizzato appunto i minuti che hanno anticipato il concetto, quindi questo susseguirsi di annullamenti, nuove prenotazioni e deleghe, e tra l'altro la delega, adesso il biglietto è nominale, quindi ci sono tutti i dati di chi acquista il titolo, la delega non è neanche una cosa semplice, perché bisogna delegare
pagare, mandare una copia del biglietto, mandare anche la copia del documento, e sono stati precisi anche in questo i più giovani, quindi possiamo fare assolutamente un bilancio applauso positivo e un applauso a questi ragazzi, che davvero sono stati seduti al loro posto con la mascherina, si sono divertiti ma seguendo tutte le regole. Per tornare a quel progetto iniziale di cui hai parlato all'inizio, appunto, comunità dal vivo, se non sbaglio, quale definiresti che sia la massima di questo progetto, l'obiettivo finale di questo progetto? L'obiettivo è proprio quello di raggiungere tutti i gruppi sociali che costituiscono la nostra collettività, partendo dai più giovani, ma anche chi vive una difficoltà e tutte le associazioni. Quindi il nostro invito è anche quello di collaborare e di collaborare e condividere uno spazio, che è quello del teatro comunale, per riuscire, attraverso quelle che sono discipline artistiche, a diventare una collettività coesa e porre al centro ovviamente la cultura. Ed è per questo che noi in realtà abbiamo iniziato già quest'estate, sia con una prima collaborazione con Autismo Abruzzo, che è stata naturale visto la mia presenza, ma anche con l'INFN. Infatti noi proprio a settembre abbiamo realizzato uno spettacolo di divulgazione scientifica con i laboratori del Grazzasso, con la sezione dedicata proprio ai più piccoli, perché la cultura deve essere sempre al centro, permette di ampliare i propri orizzonti, di conoscere. Soltanto attraverso la conoscenza si possono abbattere quei muri di pregiudizio, di stereotipi che ovviamente fisiologicamente anche ci appartengono. Per quanto riguarda le scuole, avete progetti in corso? Noi in realtà il nostro invito proprio di comunità dal vivo è rivolto in particolare alle scuole. Un primo step è stato proprio la Giochi di Luce, lo spettacolo realizzato con l'NFN, e stiamo programmando e progettando proprio per il 2022. Siamo a cavallo e vorremmo appunto portare la danza, il teatro, ma anche l'aspetto più scientifico all'interno delle scuole, mantenendo saldo quella che è la nostra mission, ovvero lo spettacolo dal vivo, che permette da un lato di far acquisire ai ragazzi più giovani nuove competenze, così come è stato con gli scienziati dell'NFN, però dall'altro un rinforzo anche di divertimento, di gioia. E invece, a parte i progetti iniziati, progetti futuri che magari non hai ancora strutturato, che però hai in mente? Allora, sempre... Se si possono dire. Allora, qualcosa, diciamo, sta nascendo, ne parleremo, anticipo che ne parleremo nei prossimi giorni, però la programmazione in questo momento è la questione su cui teniamo di più, ed è proprio quella di arrivare a collaborare con tutte le associazioni e le scuole, ovviamente, quindi il nostro invito è aperto. Noi invitiamo tutti a vivere il teatro come un luogo di incontro, questo è, diciamo, il nostro obiettivo principale. Perché a Teramo, diciamo, ancora lo releghiamo a determinati eventi, a determinate situazioni, invece vogliamo che diventi un luogo davvero che superi quella che è la struttura fisica, che superi quello che è il semplice spettacolo, ma che possa diventare appunto qualcosa di più anche attraverso le residenze, così come abbiamo fatto in questo dicembre sia su Teramo ma anche su Pineto e Orsogna, e speriamo che possa diventare appunto un simbolo della nostra città. Prima di entrare a far parte di ACS, realmente quanto ti capitava di assistere a questo connubio tra l'arte, lo spettacolo e situazioni fisiche magari particolari? In realtà, tantissimo, perché in realtà noi in Autismo Abruzzo, per esempio, abbiamo da qualche anno abbiamo utilizzato proprio lo strumento artistico comunicare verso la società, sia perché, come dicevamo all'inizio, permette di superare tutte le barriere, ma anche perché permette di raccontarci in maniera diversa, nel senso che quando si parla di difficoltà spesso si parla, ed è giusto che sia così, di quelle che sono tutte le mancanze che vivono le famiglie, però per riuscire ad avvicinare tutti a quella che è la condizione dell'autismo, noi abbiamo utilizzato proprio lo strumento artistico, abbiamo realizzato un CD
dicono i nostri ragazzi, abbiamo realizzato l'etichetta di una bottiglia di vino, e questo perché riuscire a raggiungere le persone in un momento bello, che sia davvero qualcosa che riesce a colpire, a volte avvicina anche per poi quando ci sono le difficoltà, i problemi, quindi si riesce ad avvicinare in una maniera positiva e a far conoscere quelle che sono le difficoltà e anche i talenti, perché comunque ognuno dei nostri ragazzi che sia, che sia neurotipico, normodotato, come dicevamo prima, o che abbia una difficoltà, una disabilità, ha un talento. E l'arte permette di farlo conoscere in maniera diretta, perché arriva diretta come un pugno allo stomaco, quindi riesce appunto a raccogliere tutta quella che è anche l'emotività dell'altro. E ritieni che soprattutto con questi progetti e quindi con l'aiuto e il sostegno dell'arte, l'obiettivo di partecipazione, di rimozione di questi stereotipi e pregiudizi riesci a raggiungerlo, si sia effettivamente raggiunto, si stia raggiungendo? Siamo sulla buona strada, okay. Raggiunto sarebbe davvero un grande risultato, però abbiamo potuto sperimentare nel corso degli anni che attraverso le discipline artistiche si riesce comunque a portare un messaggio in maniera diretta, si riesce a portarlo in maniera diretta perché si vanno a cogliere anche quelle che sono le emotività degli spettatori. Tra l'altro, proprio in questi giorni, parlando di giovani e parlando anche di quelle che sono tutte le difficoltà che nascono dall'emergenza pandemica, si è dimostrato che proprio attraverso l'arte loro riescano in qualche modo a eliminare tutte le frustrazioni, perché possono riuscire a comunicare la loro emotività e anche tutto quello che è pesato su di loro in questi 2 anni, in un periodo anche, pensiamo agli adolescenti, particolare anche per quanto riguarda il proprio sviluppo personale, e riescano in questo modo a comunicare indirettamente tutte le loro frustrazioni e quindi magari riuscire anche a superare quelle che sono le alterazioni psicosociali che hanno vissuto. Infatti ti stavo per chiedere loro come vivono questo rapporto con l'arte, perché lo stiamo valutando al momento dall'esterno, da parte di chi magari può avere un pregiudizio e assiste poi in realtà a questa dimostrazione straordinaria. Però per quanto riguarda invece i veri protagonisti di questo connubio con l'arte, come la vivono loro? Quindi è un momento per loro per poter togliersi di dosso tutte le frustrazioni che comunque magari li attanagliano nella vita quotidiana e non solo durante questo periodo. Esatto, sì, in questo modo possono comunicare quella che è la propria emotività senza sentirsi direttamente presi in considerazione, perché attraverso la prosa piuttosto che la recitazione, piuttosto che la danza, riescono a comunicare, o la musica ovviamente, tutti i propri stati d'animo. E comunicarli verso l'esterno aiuta verso l'interno invece quella che è proprio la propria crescita personale. E per te quindi com'è stato questo inizio di collaborazione con la CS? Adesso parliamo anche di te, parliamo sia di tutta la situazione, di come la vivono loro, di come la viviamo noi, ma per te soprattutto? È stato davvero entusiasmante. Tra l'altro c'è un team, un gruppo di lavoro che in parte ho già nominato, ma c'è il presidente Stefano Scipioni, ci sono Silvia e Roberto che sono cardini dell'associazione. Ed è davvero entusiasmante vivere anche il dietro le quinte. Noi ci siamo incontrate in momenti del concerto particolari ed è davvero molto interessante. Poi si fanno degli incontri come per esempio gli artisti di cui ho parlato prima, che sono momenti di crescita anche personale proprio mia. È molto interessante parlare con loro, è molto interessante vedere il processo creativo, assistere a quel processo creativo, ed è molto arricchisce davvero tanto, e ne sono davvero entusiasta. Hai tanto da fare, tra l'altro, perché come dicevi noi appunto ci siamo incontrate soprattutto quella sera del concerto di Franco 126 ed eri veramente una scheggia impazzita, cercavi di mettere mano davvero a tutto. Sì, io poi sono un po', diciamo, questa iperattività che quindi vado un po' a destra e a sinistra, diciamo, sempre sono un po' una scheggia impazzita, sì, più o meno. Era un'esperienza di crescita sia professionale che assolutamente personale. Assolutamente sì. Chiara, allora, se hai qualcos'altro da aggiungere, altri progetti di cui parlarci, altrimenti noi siamo arrivati alla fine.
Ti lascio qualche secondo, siccome dicevamo prima scherzosamente sono logorroica, quindi volevo sapere se hai ancora qualcos'altro da dirci, altrimenti possiamo salutarci. Noi abbiamo tanti progetti, uno Certo. in particolare di cui parleremo a breve, quindi in realtà do un appuntamento se è Benissimo, possibile siamo per contenti, un certo. futuro prossimo e invito di nuovo tutte le persone, tutte le associazioni della comunità a venire a teatro e a contattarci perché vogliamo collaborare e vogliamo fare davvero del teatro un simbolo di Teramo. Vogliamo dire qualcosina in più? No, io Vogliamo cerco. a brevissimo, Di abbiamo cosa si qualche tratta novità. minimamente? No, va bene. Ci riserviamo un prossimo appuntamento di cui Assolutamente. sicuramente parleremo insieme. Ok. Chiara, io allora ti faccio intanto un in bocca al lupo per il proseguimento di questa esperienza. Ti ringrazio per essere stata qui con noi, soprattutto per portare, diciamo, questo bel messaggio di condivisione, perché sono tematiche importanti di cui fa davvero sempre bene parlare, anche semplicemente per informazione, perché come dicevi prima, molte volte c'è il pregiudizio, lo stereotipo magari di chi non sa, di chi immagina un qualcosa, però poi nel concreto si scopre che c'è tutto davvero un altro mondo. Quindi ti ringrazio di nuovo Grazie e ci rivediamo presto. Ringrazio chiaramente anche voi per averci seguito come sempre. L'appuntamento con l'informazione torna alle ore 14 con la prima edizione di J News. Grazie ancora per averci seguito e buon proseguimento di giornata.